Lavoro di fino, insomma. Lei Borghi è presidente della commissione bilancio della Camera. Se io sono un investitore straniero e vedo l'account Twitter dell'ineffabile Borghi che si raffigura al posto di Michelangelo in una banconota di 10.000 lire, beh, insomma, ci penso su due volte prima di investire in Italia. Fine. Allora, un po' più di responsabilità. Le sue idee noi le conosciamo e sono anche, per carità, io non le condivido. Allora. No, aspetti, mi faccia vedere poi dopo. Io non le condivido, però adesso lei è il presidente della commissione bilancio della Camera. Ha un ruolo istituzionale. Le sue idee, cioè contro Leo, le lasci fuori. Almeno faccia finta, perché questo si riflette nello spread non gliene frega niente, pazienza, ma si riflette sul costo del debito, si riflette sugli investimenti stranieri in Italia, si riflette sui pregiudizi sbagliati, infondati degli italiani che hanno nei confronti del nostro paese. Borghi su questo punto. Vede, il profilo Twitter ce l'ho dal 2001. E lo cambi, è presidente della commissione. Lo cambi. Un attimo. Vede, il profilo Twitter ce l'ho dal 2011 e da quando l'ho aperto, e ce lo ricordiamo perché ci scambiavamo sin da allora, no, delle opinioni su tutto, anche pensi un po', anche sui mini bot. Non li pronunci più i mini bot, lasci perdere. Era una bella idea, comunque, anche secondo lei. Vede, io sono stato eletto per questo. So che sembrerà strano a quelli della vecchia generazione, ma io sono stato eletto per le mie idee. Per uscire dall'euro. Sono stato eletto ma così. Non c'è nel contratto del cambiamento. Quelli che mi hanno. Lo so benissimo che non ce l'ho scritto io. Bravo. Nel contratto del cambiamento ero dentro, a parte la cosa, e ho raccontato tante volte che la prima cosa che ho chiesto è stata se si potesse discutere di moneta. La controparte, vale a dire il Movimento 5 Stelle, mi disse no, non se ne parla neanche. Perché Salvini era d'accordo invece. Perfetto. Ma guardi, Salvini. Lui voleva uscire dall'euro, insomma, quindi subito. Il programma della Lega, se uno guarda il programma della Lega con cui si è presentato alle elezioni, c'è scritto una cosa molto però semplice. Ci sta dando una notizia, che quando avete stilato il contratto del cambiamento, Salvini voleva uscire dall'euro ed è stato il 5 Stelle a dire non se ne parla. Vede, Salvini se manda a me a negoziare cosa scrivere sul contratto, probabilmente avrà anche una mezza idea di cosa penso io, no, sull'economia. Beh, la prima versione del contratto era. Quindi il fatto è questo, però, che io non sono matto, nonostante quello che uno chi si attanaglia. Perché mi domando che se alle prossime elezioni governate con la Meloni uscite dall'euro direttamente, se non ci sono più 5 Stelle. Guardi, scusi, è possibile questo? È una cosa molto semplice. Quello che si farà nelle prossime elezioni, perché noi siamo un partito, quando ci saranno, perché noi siamo un partito che le cose le fa in modo abbastanza trasparente. La mozione sull'euro, che poi è arrivata nel programma elettorale della Lega, è stata discussa in un congresso. So che sembra strano, perché qua, ragazzi, a me sembra che ci sia dimenticato come funziona un partito e com'è la rappresentanza popolare. Un partito è un'unione dei cittadini che hanno delle idee, vanno in un congresso, presentano delle mozioni, queste mozioni poi le portano avanti. Voi siete abituati a dei partiti che quando arrivano poi al potere fanno il cavolo che vogliono o quello però che vuole l'Europa. Mi scusi, non è così. Però mi scusi, Borghi, poi do la parola. Per le prossime elezioni ci sarà un congresso. No. Vedremo. No, perché mi colpisce, perché in realtà Salvini negli ultimi mesi ha tantissime volte smentito tassativamente l'idea anche in futuro di uscire dall'euro. L'avrà detto per convenienza, l'avrà detto perché si arrabbiava Mattarella. Io perché è perfettamente inutile parlarne, nel senso che non essendo nel contratto di governo, noi abbiamo il 17%, ormai quel programma elettorale è stato superato dal Ecco, però, governo, però vedi, e io voglio, insomma, con De Bortoli basta parlarne, però invece basta parlarne, però